Noi abbiamo purtroppo fatti i conti con degli incidenti nucleari, in particolare con l'incidente di Chernobyl che ha distribuito ciò che di solito sta all'interno di una centrale nucleare, l'ha distribuito all'esterno e l'ha fatto girare in mezzo mondo, anche in Italia, anche in Piemonte e anche in Valsesia. Allora non mi stupisce che ancora oggi si trovino questi residui di cesio 137, soprattutto nelle zone non coltivate, perché lì il terreno è rimasto inalterato e nei primi strati del terreno, i primi 10-15 centimetri, c'è praticamente tutto il cesio che è caduto da Chernobyl. Si è provocato dall'86, quando venne Chernobyl. Appunto, ma si sa così. Siamo già inquinati da allora, non siamo, se siamo ancora vivi, perché non siamo morti? I cinghiali vanno a razzolare in queste zone e se per combinazione razzolano nelle zone dove a macchia di leopardo ce n'è caduto di più a seguito delle piogge, lo inglobano, lo mettono dentro il loro organismo mangiando i tuberi, i funghi. La Valsesia è un territorio di caccia, ci sono molti cacciatori e ci sono anche tanti cinghiali, quindi il fatto che abbiano scoperto cinghiali radioattivi, mi fa pensare in maniera praticamente certa che tanta gente ha mangiato carne di cinghiale radioattivo, nel senso che se ne mangiano tanti, le battute di caccia qui sono parecchie. Ma voi andate a caccia, voi fate No, la carne no, no, cinghiale. però mangio le patate e pianto l'orto. Ci sarà anche lì, c'è. Ci sarà, però io ho 85 anni e non sono ancora morto. Quindi l'allarme è giustificato o ingiustificato? L'allarme è ingiustificato per quanto riguarda i danni agli esseri umani, perché non credo che i cinghiali siano un'alimentazione abituale degli esseri umani, neanche in Valsesia, e comunque risolvibilissimo semplicemente non mangiando carne di cinghiale. È invece ambientalmente un allarme importante perché soprattutto ci ricorda che quando noi abbiamo anche cancellato dalla nostra memoria Chernobyl, Chernobyl attraverso i suoi prodotti che sono usciti da quella centrale è ancora presente intorno a noi. Adesso vediamo le verifiche che il Ministero della Salute, ma anche la Regione Piemonte, con tutti gli organismi preposti, andranno appunto a verificare se questo problema esiste solo per i cinghiali oppure ci sono altre questioni che ovviamente non sappiamo, ma io sono molto tranquillo sul fatto che le istituzioni possono dare le risposte che la gente ovviamente chiede. Soltanto la Valsesia e i cinghiali hanno il confine. Grande cosa. Ma potrei dire, secondo me è proprio in Valsesia perché sui cinghiali della Valsesia l'hanno cercato. Non c'è niente di più semplice che evitare di cercare una cosa, non la si trova di certo. Allora, credo che per zelo di qualche funzionario qualche struttura sanitaria, qui siano stati esaminati quei campioni che forse abitualmente non vengono neanche esaminati, ma che i cinghiali abbiano quantità di cesio dell'ordine di grandezza di centinaia di becquerel per ogni chilo di carne è risaputo. Il limite è 600, normalmente stanno un po' al di sotto. Essendo l'unico valsesiano che entrerà in Parlamento nei prossimi giorni, se mangiando anch'io carne di cinghiale, se sono radioattivo devono stare attenti tutti, anche i grillini, perché un deputato valsesiano radioattivo spaventa tutti, quindi devono fare attenzione.